aneddoto che tutti i musicisti classici conoscono, che Bach, quindi stiamo parlando fine del 1600, prima metà del 1700, aveva deciso che voleva andare ad ascoltare un clavicembalista o organista, adesso non ricordo, che a quei tempi era proprio il boss assoluto, e si era fatto 400 km a piedi per andarlo a sentire. Cioè, è veramente tanto, perché ci mise una cosa tipo 4 settimane solo per andarci a piedi. Secondo me, in generale, la maggior parte della musica eseguita da persone andrebbe sempre ascoltata dal vivo, perché fa davvero tanta differenza un'esecuzione dal vivo, anche una sera che l'artista non è in serata, anche se magari non è al meglio delle sue capacità, ma già solo perché dal vivo fa tutto un altro effetto che sentirlo in registrazione. Buonasera a tutti, con un po' di ritardo, noi siamo Fran e i Pensieri Molesti, vogliamo un bel applauso di incoraggiamento e un bel applauso per Franco 126 che sarà subito dopo di noi! Salire su un palco è una cosa molto soggettiva, per esempio io soffro di ansia in maniera patologica, cioè mi è stata proprio diagnosticata l'ansia, per me è un atto di coraggio ogni volta. Per me stare sul palco è più, cioè mi sento più a mio agio su un palco che sotto un palco. Navigando per i sette mari, attacchiamo ogni nave che passa, ne seguiamo il capitano che è un vero gentleman. Navigando per i sette mari, attacchiamo ogni nave che passa, ne seguiamo il capitano che è un vero gentleman. Io mi sento un po' più come Superman, cioè quando sono travestito, quando in realtà faccio finta di essere come tutti gli altri. Io mi sento musicista anche quando faccio altro, ecco. Salire sul palco dopo tanto lavoro, dopo tante prove, dopo tutto quello che hai fatto, che hai dato, è la prova del nove del fatto che la tua musica piaccia o meno alle persone. Se inizi a suonare, poi inizi ad avere fame di suonare di più e di continuare a farlo nel tempo. Mi rendo conto anche che è una cosa che viene da dentro, che non si può fermare. È partito come un divertimento, nel senso che era quello che mi divertiva a fare. Ho trovato degli amici, delle persone con cui suonare e poi è diventata sempre di più una necessità. Ho iniziato a suonare, a fare i miei pezzi, facendo mille generi musicali, mille cose e non potrei pensare di non aver fatto e di non continuare a fare questa cosa qua. Con i miei pezzi trasmetto delle parti del mio essere e del mio vissuto, diciamo. Sicuramente, per chi mi conosce bene, è facile trovare nei versi delle mie canzoni, anche se non sto parlando direttamente di me, è facile trovare degli elementi della mia personalità. Tendenzialmente, quando scrivo è perché mi è successo qualcosa. Questo processo, secondo me, è quasi magico, nel senso che ci sono canzoni che ho scritto che non so da dove sono uscite. Nel momento in cui c'è il lampo di vena artistica, di ispirazione, in quel caso riesce a scrivere veramente dei testi importanti. Cresciuto bene come serie in cui non ho mai da fare, so che ci tiene a stare con me, non la tratto mai male. So bello come il sole, non posso tramontare, c'è posto qui baby con me, non ti devi preoccupare. Ho alzato la mano per un'informazione, ma solo quando ho detto no mi ha prestato attenzione. Devo sempre fare attenzione prima di un'azione, da un'intenzione c'è un'azione dopo un'ispirazione. È stato un album che mi ha permesso di raccontare me stesso, perché in quel momento sentivo la necessità, con il primo album, di raccontare innanzitutto chi sono io. Rigidi inverni su ciclici giorni distanti, dici che ci tieni a me ma so bene che mi menti. Avevo gli occhiali appannati, ho pulito le lenti, questi stupidi amori sono catari frangenti. L'amore caratterizza certamente una componente fondamentale, ma come tutta una serie di emozioni. L'amore poi può prendere davvero tanti significati. L'amore è un elemento fondamentale per
per il semplice fatto che sono partito da quello. Ovviamente non è solo quella la componente principale è sicuramente il riscatto. L'emozione che cerco di trasmettere, è, o almeno quella più frequente che cerco di trasmettere, è lo stupore. Vorrei dire l'allegria, ma no. È brutto da dire, però la maggior parte dei testi che suoniamo recentemente nascono comunque da periodi problematici. Le atmosfere sono abbastanza cupe, ma non in tutti i brani. Mi verrebbe da dire che non c'è proprio... Cioè, ci devo pensare un attimo a trovare un testo un po' positivo, almeno in questo contesto qua. Poi, quello non vuol dire che non ne abbia scritti. Però, fra i pezzi che facciamo, diciamo, c'è una certa pesantezza. Sguazziamo nel disagio. Non è propriamente un'emozione, è un desiderio di riflettere sulle cose. Ho trovato un genere che io ho apprezzato e apprezzo tuttora molto, e poi di conseguenza mi permettesse appunto di dare più spazio al testo anziché alle sonorità. Cioè, ho cercato più di concentrarmi sui testi che sulla capacità canora, l'estensione vocale e queste cose qui. Per me il testo è proprio la cosa più importante. Cioè, si potrebbe fare una musica bellissima, però se ci sono delle parole che dal mio punto di vista, perché poi dal mio punto di vista non mi convincono, sarà sempre una canzone che non mi piacerà. Le canzoni che non ci scorderemo mai sono quelle che ci raccontano veramente qualcosa. Vediamo se ci riusciamo adesso. Io l'ho detto, poi chiudo. A mille ce n'è una nel mio cuore di fiabe da narrare. Venite con me, nel mio mondo fatato per sognare, per sognare, brave. Il mio, come dire, modello di ispirazione per la scrittura in realtà non è un musicista, è Gianni Rodari. Esistono opere attuali e opere classiche. Le opere attuali sono quelle che riescono, vanno bene e rimangono attuali nel contesto storico in cui vengono scritte. Le opere classiche invece sono quelle opere che vengono considerate sempre attuali. Cantautori italiani, Bruno Lauzi, De André, Gaber erano i miei riferimenti più importanti, anche se in generale ho sempre amato diciamo la musica internazionale. Ho avuto il periodo punk, il periodo reggae, il periodo ska, il periodo cantautori, il periodo rock, perciò alla fine sono sempre stato aperto a tutti gli stili musicali, e per tutti gli stili musicali poi è ovvio che c'ho i miei preferiti, quelli che mi hanno più ispirato. Un artista che mi ha caratterizzato per la musica che ho fatto fino a poco tempo fa è sicuramente Tedua, che è un artista, un rapper italiano molto importante secondo me dal punto di vista della creatività, soprattutto per il fatto di aver portato avanti un progetto non facile al giorno d'oggi, in cui soprattutto nel mondo del rap si tende a rendere molte cose superficiali rispetto a un tipo di scrittura un pochino più conscious, quindi anche più profonda. Ci influenziamo tanto tra di noi quando suoniamo, cioè ritengo che questo sia molto vero. Io ascolto tutto, dal jazz al rock, alla musica indie attuale, alla trap, che non, personalmente non mi piace, ma l'ascolto. E ascoltiamo tutto. E ascoltiamo. Tranne? Io ormai escludo solo la musica latinoamericana. Però se pensi alla bossa nova, quindi no. Ascoltiamo tutto. Tranne il metal, dai. Tranne il metal, si può dire tranne tutto metal. Tranne il metal, l'influenza. Sì. Qualcosa perché no? No, qualcosa perché fare. Adesso qualsiasi genere si voglia fare, a qualsiasi livello si voglia arrivare, che debba diventare un lavoro, lo si voglia fare con gli amici e basta, cosa, secondo me la cosa più utile da fare è macinare tanta musica da ascoltare, questo sicuramente, tanti generi diversi, perché appunto è un linguaggio, più uno ne sente di diversi tra di loro e più ha delle informazioni per poi fare anche dei paralleli con gli altri, no? Come mi facevi anche l'esempio tu prima dei generi che prediligi, primo l'ascolto, secondo sperimentare, assolutamente, si fanno 20 esperimenti che sia di, come si dice, di accostamento di generi o che sia di melodie. Uno va bene magari, gli altri 19 fanno schifo, ma ti sono serviti tantissimo gli altri 19.
per macinare i ragionamenti, l'orecchio anche, di questo linguaggio che è la musica, per poi riuscire a capire e elaborare quell'unico tentativo che dici, ah, questo sì, questo mi convince. La prima canzone che ho scritto si chiamava Estrema, sono un po', come dire, in imbarazzo per questo. La prima canzone che ho scritto, che si possa definire tale, quindi che sia completa, l'ho scritta a 14 anni, si chiama Cara mia terra. Il primo testo che ho scritto, che non è mai uscito in realtà, era un momento in cui avevo una cotta per una ragazza, perso, cioè ero veramente preso tantissimo di questa ragazza, e avevo scritto questo testo così, a caso, però avevo capito che con le rime andava abbastanza bene, soltanto che di testi così ne ho scritti tanti, non ne ho mai pubblicato neanche uno. Praticamente raccontava la storia di un ragazzo che non aveva, aveva intenzione di fare un sacco di cose avventurose, ma ne aveva sempre paura. E quindi sostanzialmente la canzone diceva: avrei voluto fare bungee jumping, avrei voluto fare, adesso non mi ricordo neanche più, però comunque finiva con ho troppa paura. Questo spero che non venga usato come pietra miliare della mia produzione artistica successiva. E a 14 anni il mio primo pensiero è stato: io appena ho 18 anni me ne vado, e quindi scrivo questa canzone sul fatto di volere proprio andare via da qui. È impossibile per me pensare alla prima canzone che ho fatto, cioè non me la ricordo assolutamente, cioè potrei avere, però ognuna nasce sicuramente da un vissuto personale oppure da un'analisi di un qualcosa. È molto difficile, per esempio, quello che vogliamo fare noi, quindi fare musica a tutti gli effetti impegnata. In questo panorama musicale è molto complesso. Ovviamente la musica è in un ambito economico e girano molti soldi. Però quando andiamo a vedere dei concerti dove c'è la gente che suona col cuore, cioè che si diverte e comunque ti arriva, puoi essere anche un neofita, ma ti arriva sempre un qualcosa quando c'è dall'altra parte una spinta nel farti arrivare a certe cose. E se in un concerto vado a sentire un artista che sta cantando una canzone in cui non crede, secondo me si sente, e quell'artista è destinato a fallire. Nel mondo di oggi puoi scrivere il testo perfetto, puoi scrivere la musica perfetta e puoi arrivare a milioni di persone tranquillamente. Ci sono proprio dei professionisti che fanno quello, voglio dire, tutti i tormentoni, tutte le cose che si riferiscono a un range di persone, e ci sono professionisti che sanno che note mettere, che testi, che parole mettere, dicono una cosa per arrivare a tot. Poi è chiaro che ci sono, per fortuna, invece tanti altri invece che comunque, voglio dire, scrivono per necessità, e quando, voglio dire, c'è una sincerità di fondo, alla fine arriva quasi sempre, secondo me. Certamente ci saranno canzoni commerciali ogni anno, però magari non si sa mai, tra 5 anni la canzone commerciale di che ascolto oggi me la ricorderò così bene, mi rimarrà così tanto a cuore. Magari poi ci sono canzoni leggendarie che noi abbiamo sentito tantissimi anni fa, che vanno avanti per 50 anni, però perché trasmettono qualcosa, un sentimento in cui noi ci riconosciamo, quindi di conseguenza rimangono a noi. Quindi è un percorso più lento, ma che secondo me vale più la pena fare rispetto a una cosa lampo, che poi lampo è lampo, in maniera lampo decade.